Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e finalmente dopo tantissimo tempo rieccoci su Opera Omnia, versione giapponese. Ho farmato un pochino, non tantissimo, come potete vedere ho 97.000 gemme e ho anche 153 ticket. Adesso andiamo a pullare su questo banner e io direi di andare a pullare con le gemme. Mi manca naturalmente tutto come sempre nel Jap, però io quello che voglio ottenere qua è Cloud of Darkness, perché ho visto un video ed è praticamente una bomba, cioè riesce a reggersi gli stage chaos da sola, che è fantastico, quindi mi servirebbe tantissimo avere questo personaggio nella squadra, così magari da riuscire a portarvi anche qualche evento cosmos, chaos, qualcosina di più diciamo. Prima multi, nulla di che, va bene, continuiamo, anche perché sì, vabbè, mi dai Kefka, naturalmente non lo posseggo, continuiamo, a costo di arrivare al Pity, la prenderò assolutamente, poi devo ancora farmare per quanto riguarda le Summon, perché finora ho portato solamente Ifrit a livello 30, adesso mi sto concentrando per portare anche Shiva al livello 30, però ci vuole tempo ragazzi, io purtroppo questa qua è una versione che gioco così per passare tempo. Comunque ragazzi, io direi di goderci le pull, quindi musichetta di sottofondo e via.
Praticamente già siamo a metà strada per il Pity, eh? Mi sta facendo spendere un bel po' questo banner. Abbiamo ottenuto perlomeno la sua 35. Speriamo di ottenere velocemente anche la sua X. Effettivamente ho dei red token, quindi potrei anche evitare di continuare a pullare, così se la prendo mi conservo le risorse per un eventuale pull futuro, che non sarebbe male. Ho davvero un bel po' di red token, quindi lei riuscirei a maxarla. Però, come potete vedere, non mi sta uscendo nulla. Io sono sicuro che mi porterà al Piri. Vabbè, poco male, avrò comunque un personaggio in più. Beh, ormai ci siamo quasi, anche se mi dovesse uscire io continuo e mi prendo un'altra copia nel caso, cioè almeno risparmio delle Power Stone, perché comunque ormai mi ha fatto arrivare al Piri e quindi si continua fino al Piri arrivato a questo punto, no? Cioè anche se mi dovesse uscire adesso che faccio? Mi prende il lingotto, non avrebbe neanche senso, a parte che non credo che mi esca, assolutamente no. Dovessi riuscire a trovare anche l'ex di Kefka a sto punto, visto che lui praticamente l'ho maxato di quante armi io ho trovato. Vediamo. Ormai questo dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio. Siamo arrivati praticamente al Piri, ma ci può stare, ci può stare. Dai, alla fine la versione giapponese, ripeto, per me è come un passatempo. Non mi ci sono concentrato più di tanto, non ci ho giocato più di tanto. Quindi, come va va. Ok. Off banner ovunque, va bene, dai, non mi interessa più di tanto. Riesco a prenderla con il Piti, a me fa benissimo così, quindi andiamocela a prendere con il Divine Token. Ed eccola qua, perfetto, abbiamo ottenuto la sua ex. Certo, mi ha fatto spendere davvero tantissime risorse. Inutile che mi andava a prendere il libro, le palze, non avrebbe avuto senso, non avrebbe avuto assolutamente senso. Va bene, dai. Io adesso mi andrò a maxare tutte le sue armi, la sua ex. Venderò armi che non mi interessano perché non ho tantissime Power Stone. Potrei anche spenderci qualcosa con i ticket, ma arrivato a questo punto non mi interessa neanche più di tanto. Kefka non mi interessava assolutamente, negli altri banner attualmente non mi interessa nessuno. Preferisco conservare
queste poche risorse che mi restano per un eventuale pull. Sicuramente il prossimo mi sa che andremo di ticket, immagino proprio di sì. Naturalmente ragazzi, io vi auguro tantissima fortuna qualora voi stesse cercando un personaggio qualsiasi che sta nel banner. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!